Stava provando il suo scooter nel cortile di casa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato in fondo alla discesa dei garage condominiali contro un muro di cemento armato. È caduto questa mattina, poco dopo le 9:30, in località Tre Ponti a Fano, nella strada che porta al canile municipale, ad un residente di 72 anni che, per i traumi riportati nell'urto violento, è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza a Torrette. Icaro è atterrato a pochi metri dal luogo dell'incidente, al numero civico 70, in un campo adiacente alla casa dell'anziano, dove è stato soccorso prima dal personale del 118 che, valutate le sue condizioni e il tipo di trauma facciale subito, ha allertato l'eliambulanza, che è atterrata in poco tempo per trasportarlo al centro traumatologico anconetano, dove l'uomo è stato ricoverato. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Fano per i rilievi di legge ed il mezzo sequestrato per gli accertamenti del caso.